Il Dalai Lama a Palermo, bagno di fedeli al massimo. Qui in Sicilia state praticando la compassione per gli altri, ha detto. State accogliendo i migranti. Incidente di caccia a Contessa Entellina, un morto cacciatore ucciso per sbaglio da un amico, si chiamava Maurizio Colca, 41 anni, residente a Bisacquino e nato a Corleone. Attentato a Londra, sospettato un posteggiatore palermitano, si tratta di un termitano convertito all'Islam, indagato come jihadista. Regionali, in Sicilia l'ex cavaliere vede rosa, Berlusconi è positivo, quest'anno si decide il futuro dell'Italia, Musumeci parla di povertà e Bicari dice cose di sinistra. Nuovo pareggio per il Palermo, 1-1 col Foggia, il presidente rosanero manifesta soddisfazione per la vittoria sui campi pugliesi, le parole di Zamparini. Bentrovati ad una nuova edizione del TG di NDS Notiziario di Sicilia. È l'arrivo del Dalai Lama a Palermo e la conferenza che è tenuta al Teatro Massimo di Palermo, appunto, ad aprire il nostro giornale. Un bagno di fedeli, semplici curiosi, appassionati della figura di questo padre spirituale che porta la pace dove arriva, mano nella mano col sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, ha detto tra le altre cose: qui in Sicilia state praticando la compassione per gli altri, state accogliendo i migranti. Qui in Sicilia state praticando la compassione per gli altri, state accogliendo i migranti, vi prendete cura di loro e vi ringrazio per questo. Lo ha detto il Dalai Lama durante la conferenza sull'educazione alla gioia che si è svolta al Teatro Massimo di Palermo, gremito di fedeli e curiosi. Nel mondo ci sono tanti individui che praticano l'altruismo e anche qui, ha aggiunto, dalla Sicilia credo che dovrebbe partire un coordinamento mirato a ricostruire le distruzioni dei luoghi da cui arrivano i migranti. Molti gli argomenti trattati dal premio Nobel per la pace, dai conflitti tra la Corea del Nord e l'America, all'insicurezza dei giovani, al ruolo della tecnologia e dei media, fino alle differenti religioni. Il titolo della conferenza nasce da Il libro della gioia, dialogo tra due Nobel per la pace, dialogo con l'arcivescovo africano Desmond Tutu, raccolto da Douglas Abrams. Punta il dito su chi ignora il passato, la storia e continua a praticare guerra e violenza. Siamo tutti una comunità, reagire con la violenza, con la guerra, appartiene a un modo di pensare del passato. Dovremmo imparare dal passato, dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. Il nostro bene dipende dal bene dei nostri vicini. Il bene delle nazioni asiatiche dipende dal bene di quelle occidentali e viceversa. Il bene del nord dipende dal bene del sud e viceversa. Questo dovrebbe essere il secolo della lungimiranza e del dialogo, non della violenza. Il Dalai Lama era atterrato ieri in elicottero proveniente da Messina all'aeroporto di Bocca di Falco, accolto dal sindaco Leo Luca Orlando. Palermo nel 96 conferì al Dalai Lama la cittadinanza onoraria. Il leader spirituale del Tibet è arrivato nel capoluogo dopo aver già toccato Messina e Taormina. Sul palco, accanto al premio Nobel per la pace, presenti il sindaco Leo Luca Orlando, il vice direttore di Sky Italia Andrea Scrosati e il docente dell'Università di Palermo, il prorettore Fabio Mazzola. Il Dalai Lama ha ricevuto da Orlando la medaglia della città di Palermo e ha firmato il libro d'onore. Inoltre gli sono state conferite altre due cittadinanze onorarie, quelle di Ventimiglia di Sicilia e di Isola delle Femmine. So usually the people or the city or something give me honorary citizen. So then I ask them what is the right and what is duty. I want more right. I do not want to heavy duty. Quando mi danno le cittadinanze ordinarie, chiedo sempre quali sono i miei diritti e quali sono i miei doveri. Voglio più diritti e pochi doveri. È di tutt'altro tenore la notizia di cronaca che segue: incidente a Contessa Entellina di caccia, un uomo è rimasto ucciso per una tragica evenienza, l'amico cacciatore l'ha colpito al posto dell'animale. È morto per un tragico incidente di caccia Maurizio Colca, 41 anni, residente a Bisacquino e nato a Corleone, un cacciatore, un amico
Gli ha sparato e l'ha ucciso per un tragico errore durante una battuta di caccia nei boschi di Contessa Entellina. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Corleone, ieri mattina intorno alle 9 l'amico di Colca bisacquinese di 58 anni avrebbe sparato un colpo di fucile in direzione di un animale, ma il proiettile ha raggiunto il compagno. I due si trovavano nella zona di Carrubelle. L'amico ha sparato con un fucile Browning calibro 30 regolarmente detenuto. Per Colca non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare la morte provocata dalla grave emorragia ed anche i carabinieri del nucleo investigativo di Monreale che hanno effettuato i rilievi e refertato tutte le prove. L'amico della vittima, anche lui residente a Bisacquino, è indagato per omicidio colposo. I carabinieri di Corleone stanno conducendo le indagini coordinate alla procura di Termini Imerese. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico per estrarre l'ogiva rimasta nel corpo. La comunità di Bisacquino è sconvolta. Il sindaco Tommaso Di Giorgio ha scritto sul proprio profilo Facebook: carissimi concittadini, oggi il nostro paese piange lacrime amare per la morte del nostro caro amico e concittadino Maurizio Colca, che ha perso la vita in un incidente di caccia. Siamo vicinissimi alla famiglia e preghiamo la Madonna del Balzo affinché le dia la necessaria forza per affrontare questo immenso dramma. E ci sarebbe anche un palermitano, in particolare originario di Termini, tra i sospetti per l'attentato a Londra. Fa il posteggiatore ed è stato convertito all'Islam, adesso indagato come jihadista. Un siciliano convertito all'Islam è indagato per essere uno dei membri operativi dell'ISIS. Si chiama Gianluca Tomaselli, ha 28 anni ed è nato a Termini Imerese. È indagato perché sarebbe stato membro del gruppo jihadista britannico in Siria. Dopo la conversione alla religione musulmana, avrebbe lasciato la moglie e i due figli per andare in Turchia. Il suo nome da jihadista ora è Abu Abdullah al-Britani. Ci sarebbe in giro un video in cui Tomaselli, o al-Britani, avrebbe incitato a colpire Londra mentre scorre l'immagine di un uomo armato che assalta un autobus nella capitale inglese. Secondo l'intelligence inglese, Tomaselli nell'ottobre 2013 sarebbe partito da Londra per andare in Siria, dove per un anno si sarebbe formato nei campi di battaglia ISIS. In quel periodo, come rivela il The Sun, è comparso in diversi video di propaganda del sedicente Stato Islamico. L'uomo ha poi fatto il rientro in Inghilterra, dove ha trovato lavoro come custode del parcheggio del Whips Cross Hospital nella zona est di Londra. Già dallo scorso anno il giovane, tornato a Londra in famiglia nel 2014, era finito nel mirino del controspionaggio britannico. Il giornale riporta che Tomaselli si era convertito all'Islam con le due sorelle dopo che nel 2010 la madre aveva rotto i rapporti con lui, dopo essersi separata dal padre dei tre figli e aver sposato un somalo. L'italiano si sarebbe unito al gruppo composto da combattenti britannici legati all'ISIS. Sul suo profilo Facebook ha scritto: aspettare la Sharia in modo democratico è come attendere un figlio da una coppia gay. Alle regionali in Sicilia c'è stato anche un auspicio di Berlusconi che decisamente vede positivo, dice: quest'anno si decide il futuro dell'Italia, mentre il candidato appunto del centrodestra sul quale Berlusconi vede positivo, che è Musumeci, in un intervento alla sede dell'UDC, in un incontro voluto appunto dall'UDC, parla della povertà in Sicilia, di quanto sia grave e dà i numeri del fenomeno. Mentre lo sfidante principale, Fabrizio Micari, il rettore di Palermo, dice: io non solo parlo, dico cose di sinistra, ma le faccio. Da Fiuggi, dove si trovava per partecipare alla kermesse organizzata da Antonio Tajani, l'Italia e l'Europa che vogliamo, l'ex premier Silvio Berlusconi ostenta sicurezza sull'esito delle regionali siciliane. Bisogna crederci, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince, ha detto il leader di Forza Italia dal palco, tracciando le linee della prossima stagione politica. Ci troviamo davanti a un anno importante in cui tra regionali e politiche si deciderà il futuro dell'Italia. Berlusconi parla anche della sua situazione e promette un impegno personale nelle prossime elezioni. Non so se la Corte di Strasburgo arriverà in tempo con una sentenza, ma corto o non corte vi assicuro che farò la campagna elettorale. E sul programma annuncia: è sempre quello di meno tasse per famiglie, partite IVA e imprese, in modo da dare più lavoro. Nel frattempo il candidato del centrodestra alla presidenza della regione, Nello Musumeci, interviene sull'emergenza povertà nell'isola. Le famiglie povere sono quasi il 48%, ha detto, quindi dobbiamo stare attenti alle politiche
politiche sociali che sono assai deboli, soprattutto negli enti locali, che non hanno le risorse finanziarie per far fronte a tutte le necessità. Sullo sviluppo delle imprese siciliane ha detto che punterà sulla creazione di una task force che vada nel mondo per promuovere la Sicilia e renderla appetibile affinché gli investitori poi vengano qui. Si è espresso anche sulle ultime nomine di Crocetta, bollando il presidente uscente come espressione di una politica clientelare. Pensare di raccogliere voti e cercare consenso drogato con le nomine o con gli 80 euro ai forestali penso sia un modo di agire squallido. E il candidato di centrosinistra Fabrizio Micari è intervenuto all'assemblea dei circoli del PD che si è tenuta a Palermo alla presenza del segretario regionale Fausto Raciti. Micari ha poi fatto riferimento a un editoriale pubblicato nei giorni scorsi su un quotidiano nel quale gli si chiedeva di dire qualcosa di centrosinistra e lui ha ribadito che le cose di sinistra non solo le dice ma le fa, come la visita a una struttura di accoglienza per senza tetto gestita da una comunità cattolica e alla moschea della città per incontrare il responsabile della comunità islamica siciliana. E ancora per le elezioni regionali ad Ercole Studio è intervenuto Roberto La Rosa del Movimento dei Siciliani Liberi, che è un candidato e che parla del lavoro in Sicilia. Il problema del lavoro è stato un problema che ha assillato la Sicilia non da poco ma da 70 anni. Quando si parla di lavoro dobbiamo partire da un presupposto. Oggi in Sicilia abbiamo 900.000 disoccupati, la maggior parte dei quali sono dei giovani e altri anche meno giovani. Poi c'è naturalmente molta gente che ha un lavoro precario, ma bisogna partire da questo dato: quasi 1 milione di siciliani non lavora. La regione siciliana finora che cosa ha fatto? Quali posti di lavoro ha offerto? Soltanto nel pubblico, cioè la regione siciliana e gli altri enti pubblici territoriali, quindi la provincia e i comuni, hanno fatto sì che, distruggendo la cultura dell'impresa e dell'imprenditore, hanno procurato lavoro soltanto nel pubblico, alla fine creando un forte indebitamento da parte della regione siciliana, perché assumere nel pubblico significa che poi paga il contribuente. Quello che invece noi proponiamo è altro, è dare la possibilità di creare lavoro dal privato. Questo significa avere due vantaggi per l'economia siciliana: il primo che non è a carico del contribuente e il secondo che la creazione di veri e propri posti di lavoro nella imprenditoria. E quando parlo di imprenditoria parlo dal piccolo artigiano fino al medio imprenditore, perché il tessuto connettivo economico dell'isola è rappresentato da piccole e medie imprese ed è queste che bisogna tutelare. Però è chiaro che la politica suicida della regione siciliana non ha consentito lo sviluppo delle imprese che ogni anno chiudono. Noi proponiamo una fiscalità di vantaggio, significa che fare leva sull'articolo 36 dello statuto, ma anche sulla zona economica speciale che oggi tutti ci copiano e che sarebbe una panacea a tutti i problemi dell'economia siciliana, perché libererebbe realmente nuovi posti di lavoro, perché quando l'imprenditore siciliano non è gravato da quella imposizione fiscale che raggiunge limiti intollerabili, più alti d'Europa, e allora significa che pagando meno imposte al fisco libererebbe nuovi e reali posti di lavoro per i giovani. È quello che noi vogliamo creare, far sì che ci siano meno imposte per le imprese e più lavoro che viene dal privato e non dal pubblico. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo con la seconda parte del nostro telegiornale. State con noi. Non ce la faccio più, signorina, non ce la faccio più. Tutto quello che tocco diventa oro. Beato disperato. Lei. Sì, beato lei. Guardi. E il signor? È Renato Mida. Renato Mida. Però mi chiamano Re. Re Mida. Ecco qui la penna, firmi qui. Lo vede, signorina? Tutto quello che tocco diventa d'oro. E invece tutto l'oro che noi ritiriamo diventa contante all'istante. Mamma mia, meno male. In the summertime when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. Ma allora che abbiamo fatto? You got women, you got women on your mind.
dica 365. 365. 365. Farmacia Bonsignore è aperta tutto l'anno 365 giorni, 24 ore su 24. La farmacia Bonsignore del dottor Roberto Tobia è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2322. www.farmaciabonsignore.it. Italfire SRL, leader per la formazione e la gestione della sicurezza sul lavoro della tua azienda. Corsi di formazione per titolari e dipendenti in materia di addetti antincendio, prevenzione e protezione, primo soccorso, responsabile della sicurezza dei lavoratori, realizzazione della documentazione per la valutazione dei rischi e del piano di emergenza, organizzazione di visite mediche periodiche con medici del lavoro, progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi antincendio. Ricorda, con la sicurezza sul lavoro non si scherza. Scegli dei professionisti. Scegli Italfire. Possiamo darvi un consiglio? Studio Scurria. Autorizzazioni sanitarie, consulenza tecnica per costruzioni civili e lavori di manutenzione terra. Disbrigo pratiche catastali, deposito idoneità sismiche e statiche. Studio Scurria, a Palermo via Mango 57. Telefono 339 499 43 64. Dal 1997 lo studio del dottor Michele Stanzione esegue tutti i trattamenti di fisiochinesiterapia come la tecarterapia, massoterapia, tapping e fisioterapia sportiva. Studio Stanzione, il vostro star bene, è la nostra passione. La Samu Onlus, associazione senza fine di lucro, opera in tutta la Sicilia dal 1997, seguendo l'assistenza domiciliare degli ammalati terminali di cancro. Perché il vero dramma non è soltanto il male, ma anche l'indifferenza. Ben rientrati in studio con il TG di NDS Notiziario di Sicilia. Siamo alla seconda parte del nostro giornale. Nella prima abbiamo dato conto della visita del Dalai Lama a Palermo, che si è intrattenuto al Teatro Massimo di Palermo con migliaia di fedeli a fianco del sindaco Leo Luca Orlando per le regionali e Berlusconi a puntare sulla Sicilia. Dice: qui si scrivono i destini dell'Italia. Ma ancora il tragico incidente a Contessa Entellina del cacciatore rimasto ucciso dall'amico. Per la cultura, il Teatro Massimo di Palermo si prepara ad ospitare Sogno di una notte di mezz'estate di Britten, che arriva appunto nel capoluogo. Per la prima volta l'opera tratta da Shakespeare, riletta tra ironia e trovate sceniche con fate e elfi innamorati in una favola sospesa tra fantasia e realtà. Recite fino a mercoledì 27. Le colonne di un tempio greco e la gloriosa Union Jack si stagliano sul palcoscenico. La bandiera britannica, come tutta britannica, è l'opera firmata da Benjamin Britten, compositore inglese del XX secolo, illustre operista del secondo Novecento e uno degli autori più significativi della letteratura per voci bianche, ispirata a uno dei capolavori di Shakespeare, Il sogno di una notte di mezza estate, sospeso tra realtà e sogno, mito e presente. Midsummer Night's Dream per la prima volta arriva a Palermo al Teatro Massimo più di mezzo secolo dopo la sua composizione, avvenuta all'ottobre del 1959 e il maggio dell'anno successivo, prima rappresentazione al Festival di Aldeburgh l'11 giugno del 1960. Martedì 19 settembre alle 20:30 la prima dello spettacolo nell'allestimento del Palau dell'Art Reina Sofia di Valencia, dove è andato in scena l'anno scorso con la regia e le scene di Paul Carran, britannico anche lui. La regia è ripresa a Palermo da Alex Aguilera Cabrera. Sul podio c'è Daniel Cohen, un giovane talento della bacchetta che debutta l'opera prima di dirigerla alla Israeli Opera di Tel Aviv, costumi di Gabriella Ingram, luci di David Martin Schack, riprese da Salvatore Spataro, coreografia di Carmen Marcuccio, orchestra e coro di voci bianche del Teatro Massimo, maestro del coro di voci bianche Salvatore Ponturo. Uno spettacolo che riporta la musica di Britten sulle scene palermitane dopo oltre 20 anni di assenza. L'ultima rappresentazione fu nel 1995 del Peter Grimm. Nel bosco del sogno di Shakespeare si intrecciano magicamente i diversi piani di realtà o irrealtà, di personaggi e di linguaggi, fate, innamorati, artigiani, clown e sovrani mitologici, in un gioco di inganni comandato da Oberon, re delle fate, dal suo servo, il folletto Puck. Solo apparentemente una piece per bambini, il Dream è piuttosto un'opera aperta con tanti livelli di lettura per un pubblico adulto e sagace.
E martedì 19 settembre sarà l'ultimo giorno per ammirare suggestioni caravaggesche a Palazzo Abbatellis, la mostra realizzata nell'ambito della Settimana delle Culture. Martedì 19 settembre alle 10, finissage della mostra Suggestioni caravaggesche dai depositi di Palazzo Abbatellis, in corso dallo scorso 13 maggio nella sala del sottocoro della Galleria Regionale di Palazzo Abbatellis di Via Alloro a Palermo. La mostra, realizzata nell'ambito della Settimana delle Culture da un'idea di Gabriella Reiner Filippone e Giacomo Fanale, che ha curato il progetto espositivo, è promossa dall'associazione Idea Hub, presieduta da Giacomo Badami, dal Rotary Club Palermo Est, dal Rotary Club Palermo Ovest e dalla Associazione Volo. Il coordinamento e la cura scientifica sono di Evelina De Castro. Martedì sarà l'ultimo giorno utile per vedere o rivedere l'esposizione dei 13 dipinti e sarà anche l'occasione per ripercorrere le fasi di realizzazione della mostra, raccolta in una proiezione video installata nell'atrio dell'ingresso della galleria. A partire dalle 10 del mattino saranno presenti gli allievi e i docenti del liceo artistico Eustachio Catalano, che hanno collaborato col personale tecnico della galleria in tutte le fasi, dall'allestimento alla grafica, alla comunicazione. Saranno presenti anche i partner dell'associazionismo cittadino che nell'ambito della Settimana delle Culture, che si è svolta a Palermo in primavera, hanno prescelto la mostra dei caravaggeschi come evento di apertura del ricco calendario della manifestazione. I curatori scientifici e dei testi illustreranno il prosieguo sia editoriale che di incontri di studi e convegni di un percorso culturale che, intrapreso con la mostra, ha già riscosso grande interesse sia come evento espositivo che presso la stampa e la critica. In occasione del finissage, il dipinto che è stato scelto per rappresentare la mostra sarà illustrato nella sua specificità storico-artistica, che lo evidenzia per un'azione di sponsorizzazione e crowdfunding per consentirne il restauro. Passiamo al calcio, nuovo pareggio per il Palermo, 1-1 col Foggia. Il presidente Maurizio Zamparini manifesta soddisfazione per la vittoria sui campi pugliesi. Sentiamo le sue parole. Il Palermo pareggia sul campo del Foggia per 1-1 e conquista un punto che comunque può far sorridere il presidente Zamparini dopo un primo tempo regalato al Foggia, che si ritrova in vantaggio grazie al gol di Nicastro. Nella ripresa i rosanera hanno totalmente cambiato volto alla partita, trovando anche il pareggio con Muraschi e sfiorando nel finale il vantaggio con Embalo. Un pareggio che fa sorridere Zamparini, che dice il campo di Foggia sarà difficile per tutte le squadre perché gestito bene dall'allenatore, trascinato dalla tifoseria. Sentiamo appunto Maurizio Zamparini sulla gara. È chiaro che il Foggia non poteva resistere a quel ritmo per tutti i 90 minuti. Mi ha fatto piacere che il Palermo nel secondo tempo dimostrasse di avere il temperamento per recuperare. È entrato naturalmente col vantaggio che gli avversari erano stanchi, però Muraschi è un gol di tutta la nostra stima e io sono molto contento di averlo in squadra. Beh, le polemiche sono sempre polemiche dei pochi che scrivono contro di lui, non lo so perché, mi dispiace molto perché è un giocatore del Palermo e penso che Palermo debba voler bene a tutti i suoi giocatori. E noi siamo in crescendo e piano piano la squadra di Tadino diventerà squadra completa, non è ancora. Le tre gare sono sei, perché quando i nostri nazionali vanno via, quando ritornano al giovedì sera e giochiamo il sabato, è come non ce le avessimo, per cui sono sei gare, con quelle già due passate erano otto, ecco, due pareggi che noi abbiamo incassato anche per quello. Martedì arriva il Perugia. Ritengo sia una partita più facile di quella di Foggia, ha detto Zamparini. Rosanero che al Barbera giocheranno nel turno infrasettimanale proprio contro il Foggia, prima in classifica. E per il Trapani è vittoria contro la Juve Stabia. Granata vincono e convincono, tre punti fondamentali. Bella e importante la vittoria del Trapani sul campo della Juve Stabia, 3-1, e Calori che finalmente torna a sorridere per tre punti molto importanti in classifica. Nel primo tempo siamo stati un po' passivi, perché so che è una squadra la nostra che tutti si aspettano tanto, quindi a volte ancora non siamo entrati in questo clima di questa categoria, però il secondo tempo penso che è stata una bellissima reazione di forza, di atteggiamento, che ci ha portato a una buona vittoria contro una buona Juve Stabia. Sì, noi nel secondo tempo abbiamo messo dentro Murano, che è un giocatore insieme a Vacco, chiaramente ha fisicità, forza, profondità, e abbiamo spinto di più come squadra. Siamo stati più
più incisivi nell'atteggiamento. Primo tempo siamo stati un po' più passivi e questo non deve succedere. Va dato onore anche a Juve Stabia, perché primo tempo ha giocato con entusiasmo, ha giocato con idee, ha cercato più volte di metterci in difficoltà e quindi a volte va dato merito anche agli avversari. Noi dobbiamo avere questo atteggiamento, bisogna avere coraggio. Il coraggio glielo dai se lo dimostri, magari rischiando a volte, ma questa deve essere la nostra filosofia. Ci deve attendere un campionato importante e per questo bisogna avere coraggio. Quello che sto cercando di infondergli da quando si è iniziata questa avventura. Mi sono arrabbiato un po', perché non mi piace l'atteggiamento che abbiamo avuto il primo tempo. Io l'ho detto, lo sanno. Io riesco a perdere ma avere sempre coraggio. Il coraggio che non ho visto, ma voi può essere dipeso da tante cose, però non è che il primo tempo avessimo rischiato tantissimo, però non abbiamo neanche creato quello che possiamo creare. Questo non va bene. Una squadra che deve produrre, che deve avere sempre coraggio, deve avere uno spirito guerriero, battagliero, perché qualità ce l'hanno, sono giocatori che hanno anche esperienza, i miei, e quindi da loro mi aspetto sempre che migliorino partita dopo partita. Per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso con il TG di NDS Notiziario di Sicilia, rivediamo i principali titoli del telegiornale. Il Dalai Lama a Palermo, bagno di fedeli al massimo. Qui in Sicilia state praticando la compassione per gli altri, ha detto, state accogliendo i migranti. Incidente di caccia a Contessa Entellina, un morto, cacciatore ucciso per sbaglio da un amico, si chiamava Maurizio Colca, 41 anni, residente a Bisacquino e nato a Corleone. Attentato a Londra, sospettato un posseggiatore palermitano, si tratta di un termitano convertito all'Islam, indagato come jihadista. Regionali, in Sicilia l'ex cavaliere vede rosa, Berlusconi è positivo, quest'anno si decide il futuro dell'Italia, Musumeci parla di povertà e Bicari dice cose di sinistra. Nuovo pareggio per il Palermo, 1-1 col Foggia, il presidente rosanero manifesta soddisfazione per la vittoria sui campi pugliesi, le parole di Zamparini. Per noi è tutto, la informazione prosegue sulla pagina NDS Notiziario di Sicilia, dove potrete rivedere i servizi di questa giornata e anche i servizi delle precedenti edizioni. Prima di lasciarvi al meteo, vi ringrazio ancora per averci ascoltato. Carissime e carissimi appassionati di ilmeteo.it, l'augurio di una buona giornata da parte di tutti noi della redazione. Previsioni per mercoledì 20 settembre. Tempo instabile sulle regioni adriatiche e sul basso Tirreno. Sul resto del nostro paese sarà più asciutto e per lo più soleggiato. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord tempo stabile, tuttavia con qualche nube in più e con cielo a tratti coperto sul Triveneto orientale e sui confini alpini, con possibili rovesci in Alto Adige. Cielo sereno al nord-ovest. Al centro sarà spiccatamente instabile sulle regioni adriatiche, con temporali anche forti e con rischio di locali nubifragi, disturbi anche sull'Umbria. Deciso miglioramento in serata nottata. Al sud al mattino locali rovesci su Puglia, Campania meridionale, sulle coste tirreniche calabresi e siciliane. In genere asciutto altrove, sia pure con cielo irregolarmente nuvoloso. I venti saranno in prevalenza moderati e di maestrale. Le temperature risultano essere in locale lieve calo, le minime saranno comprese tra i 6 e i 20 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo intorno ai 23 gradi al nord, 25 gradi al centro e fino a 27 gradi al sud.